parte una nuova serie che si chiamerà Rettili che ce la fanno. E in questa prima puntata di Rettili che ce la fanno parleremo di Iglitare. Iglitare, ragazzi, è un giocatore albanese che ce l'ha fatta. Ecco, questo, possiamo usare questa come immagine e di copertina, diciamo. Re che sta anche per Rettili. Rettili che ce la fanno, appunto. E lui ce l'ha fatta nonostante venisse da un paese poverissimo e sentiamo quindi la sua storia, ragazzi, le peripezie che ha dovuto passare questo rettile per farcela alla fine. A Brescia, Bologna e Lazio, le sue squadre. Alla Lazio ha trascorso una vita anche come dirigente, 18 anni in totale, una vita che ci racconterà durante questa puntata. A tratti è stata anche una vita clamorosa, quasi da film. Come ogni rettile, ovviamente. Benvenuto. Tutto vero, tutto questo che sentirete adesso, ragazzi. Iglitare. Buongiorno, grazie. Igli, intanto per iniziare. Intanto per iniziare, diamantino. Ti chiedo. Come sono le tue giornate da quando non sei più alla Lazio? Perché abbiamo detto la Lazio è stata. Intanto, ragazzi, quanto prendeva lui la Lazio? In bianco celeste, quanto guadagna Tare? In bianco celeste percepisce 1 milione di euro a stagione. Ma più volte si è parlato di un possibile rinnovo. Beh, comunque sì. 1 milione di euro, roba insomma che. Ma sentiamo perché c'è una storia. A casa tua per 18 anni. Come ogni rettile, ragazzi, è partito dal bassissimo proprio. Ha rischiato anche di morire. Ma all'inizio era un po' strano, sai, il sentimento di fare questa vita, diciamo, senza dei pensieri, però piano piano mi sono un po' abituato. Cerco di riempire le giornate con la possibilità di conoscere me. Come fa poverina? Non ha lasciato la Lazio, dice, come riempie le giornate. Andiamo avanti Meglio piuttosto alle peripezie. tanti campionati di. Obbligato no, voluto sì. È una cosa che ti entra dentro Andiamo alla avanti. fine. E ho cercato di trovare anche il momento giusto di Ok, sta dicendo perché ha decisione. lasciato O l'hai la Lazio. maturata nel tempo? Guarda, ti dico, negli ultimi anni, diciamo, vedevo la crescita della società, qui vedevo tante cose che Ok, andiamo al io punto dove. sono un albanese orgoglioso, sai, ho sempre portato ovunque sono stato, l'ho portato questa cosa con grande fierezza perché so che di aver far parte di questa prima generazione nostra nei inizi anni 90 che abbiamo lasciato il nostro paese in mezzo a mille difficoltà, perciò ovunque sono stato ho cercato Specialmente quando si è rettile, mille difficoltà, ragazzi. di dare. Suo padre era un rettile, mega rettile, e ovviamente, essendo un rettile, anche tu diventi uno che fa i milioni. Sempre il massimo, anche forse qualcosa in più, perché sapevo che avevo addosso un peso molto importante di rappresentare non solo me stesso, Tutta la parte che magari la gente è molto forte, Aspetta, ho perciò mosso, secondo me. il legame. Allora, adesso sentiremo la storia delle peripezie sue per lasciare l'Albania del tempo, insomma, quando è crollato il comunismo e come ce l'ha fatto lui, perché prima è dovuto andare in Germania. Tutto verissimo, ragazzi. Sentiamo la storia. Per me è impossibile immaginarle. Mi racconti, ci racconti un po' questa fuga, com'è stata per andare in Germania? Fuga dal rettile, ragazzi. Ma dovevamo. Vediamo la faccia, ragazzi. Se vuoi che ti dica. Sì, ok. Ma dovevamo prendere un volo per Repubblica Ceca, per Praga, perché all'epoca potevamo prendere solo visti nei paesi dell'Est Europa. Repubblica Ceca era quello che era più vicino al confine tedesco e poi da lì i contatti con la malavita ceca, diciamo, che ti garantivano questo fatto di, attraverso un pagamento, di entrare in Germania. Mi ricordo la. Sono veramente fantasiosi i retti, ragazzi, quando devono raccontare il loro passato, per dare ovviamente un'idea che anche voi pecore potete farcela. La neve, mi ricordo il freddo che faceva lì, il bosco che dovevamo rimanere per più di 3-4 ore a aspettare finché loro Tutto venivano, vero, sì. e poteva succedere di tutto lì Si dentro, poteva morire, eh. perché ti potevano anche fare altre cose e nessuno sapeva niente, però è andata bene, sai, è andata È bene, andata bene al rettile. è stata un'esperienza dura, molto molto forte, molto dura per un ragazzo di quell'età. Ah, questo è il rettile, ragazzi, deve impararsi la sua storiella di quando lo intervistano pubblicamente, tutte le cose che ha passato, e ovviamente idealizza il suo passato. In realtà, quando sei un rettile, è tutto in discesa per te. Quando sono arrivato in Germania,
ho capito che la scelta che avevo fatto nei confronti dei miei genitori, la responsabilità che avevo preso nei confronti di loro, mi dava la forza di non deludere la fiducia. Insomma, ma sentiamo che ha fatto anche il giardiniere, ragazzi. Guarda, la mia storia è una storia, penso, da film, perché veramente da film, perché è tutto finto. All'epoca non avevo nemmeno soldi per comprare un paio di scarpe. Non avevo soldi per comprare le scarpe, rettile. Andare a correre, perciò avevo una tuta portata con me, diciamo, dall'Albania, e correvo con le scarpe normali che la gente usa per camminare per strada, perciò... Storia straziante, ragazzi. E ti posso anche aiutare, perciò mi hanno trovato questo lavoro da giardiniere che... Senti come ride il rettile, ragazzi, quando racconto queste minchiate. Gli hanno trovato un lavoro da giardiniere perché, siccome l'avevano appena tipo, gli hanno fatto un provino per fare il calciatore, era giovane a quanto pare, e siccome però non prendeva tanto il rettile, non ce la faceva con le spese, ha dovuto fare anche il giardiniere, ragazzi, e ride mentre lo dice perché sono stronzato, ovviamente. Mi è durato 6 o 7 mesi, è stata un'esperienza bellissima. I primi giorni mi vergognavo perché il mio sogno era un altro, ero finito a fare giardiniere nei quartieri della città. Però lo facevi per inseguire il sogno, perché intanto sì, giocare. Il motivo era per questo, sai. So. Capito, quindi paga, tu fai il giardiniere, fai il pulitore di strade, quello che cazzo c'è da fare, fallo, perché un giorno ce la farai anche tu sicuramente. Perché ho imparato cosa vuol dire il sacrificio nella vita, perché mi dovevo svegliare sempre alle 4:30 per andare poi dopo arrivare al lavoro alle 7, dalle 7 alle 3:30 a lavorare, poi subito dopo andare direttamente in allenamento. Capito? Prego, quindi muta, lavora, zitta, perché anche tu ce la puoi fare, eh? Puoi prendere anche tu milioni a stagione. Per arrivare a casa verso le 8-9 di sera, distrutto. Qualcosa distrutto. Distrutto, poverino, era distrutto. Questo dicevo prima, che è una storia da film, perché io penso e credo molto nel destino nella vita, sai? Però il destino ognuno di noi ce l'ha, devi solo sapere cogliere quando è... Il destino significa quando sei un rettile, stai lì in alto, c'è un cazzo da fare. Il momento giusto è di cercare di portarlo il più avanti possibile. Sembra di capire che oltre al destino ci voglia anche però una certa dose di solidarietà umana, perché se tu non avessi incontrato determinate persone che ti hanno aiutato... Te lo dicono pure, annaggia. Ricordo molto bene i momenti con gli albanesi, ovunque andavo per strada... Uscivano dai negozi, dai ristoranti, se sapevano che ero lì, che mi baciavano le mani, le gambe, le cose, perché erano molto felici che finalmente un loro connazionale, un rettile nazionale, li poteva rappresentare nella miglior maniera possibile. Perciò è stato, come l'ho detto all'inizio dell'intervista, per me era un peso molto importante. Io non ero un giocatore semplice, io rappresentavo anche il mio paese, cercavo di rappresentarlo nei migliori dei modi, perché sapevo che con questa cosa facevo molto aiutare la mia gente. Invece la cosa più bella in assoluto che hai visto fare a Mazzone, cioè, so che puoi scegliere fra 1000 aneddoti. Due cose sono molto, li ricordo con molto piacere, sai, la corsa dopo il gol famoso. Questo lo sospettavo? Sì, ma perché era nella storia, perché mi ricordavo, noi segniamo il 3-3. Contro l'Atalanta? Ci guardavamo, tutto lo stadio guardava da un'altra parte, quando siamo girati a vedere la famosa corsa. Ma la più bella cosa con Mazzone era il fatto che lui aveva una cosa che ogni domenica mattina, prima della partita, la prima persona che si incontrava nel corridoio lo ammazzava. Lo insultava in tutto. Attenzione, ragazzi, perché questo è un altro che ce l'ha fatta per poco, eh? Cioè, è partito anche questo qua dal basso. Magari lo faremo in futuro questo. Andiamo avanti. Ti muovi senza nessun motivo, perché era un suo rituale, perciò tutti quanti prima di uscire, diciamo, dalle camere per fare colazione, guardavamo se girava lui per l'albergo, ma purtroppo c'era solo un ragazzo. Tutto il tempo così, ragazzi, perché è molto significativo. Lui era quello che lo sempre ogni domenica, perciò... Tutta l'intervista, così sta. Mi ricordo sempre con grande piacere. Tornando alla corsa di Mazzone, cioè, nel momento esatto in cui ti accorgi quello che sta succedendo, cioè, cosa pensi? Questo ha giocato con Baggio, con... Pensi che è un folle, è un pazzo che fa questa cosa, ma se conoscevi Mazzone sapevi che lui era... Una retrocessione dopo uno tutti noi contro il Parma. Chi è che non, volta che tornavo non fa Bologna foto con dopo, Beckham, ragazzi, con Baggio, da dirigente, questa gente con Maldini, tutti noi ce la possiamo fare. Viviamo certo, nel mondo chi di noi non ha una foto ricordo con Müller, anche voluto, no? Diciamo, preferito. Il confermo, la tua è una storia da film, quantomeno da libro. Io la vedo più che da film, una storia da dare motivazione a tanta gente giovane, a tanti ragazzi giovani che nella vita nulla si dà per sconfitta, sai, nella vita uno deve avere una voglia, un desiderio di raggiungere, ma soprattutto di non mollare mai, perché se sei un rettile ce la fai. Një avion charter të cilin thotë se nuk është paguar nga Partia Socialiste.
È venuto con un volo charter lui perché non gli è stato pagato dal partito. Qui è stato dal partito in Albania socialista, vediamo le stelle, insomma, l'Europa. Lui è pro-Europa. Molti dei miei hanno provato a iniziare in personale fino a. Ecco, le mie possibilità economiche mi permettono anche di prendere un volo charter. Eccolo qua. Il nostro popolo merita veramente un qualcosa di buono. Cerchiamo, siamo pro Europa, siamo un paese in crescita, in un buon sviluppo. E i problemi li dobbiamo risolvere a casa nostra, ma con grande responsabilità. Keep sleeping ship. Alla prossima con rettili che ce la fanno. Devo fare anche la sigla a questo punto.